Quanto accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009 non deve essere dimenticato e soprattutto non devono essere dimenticate le 32 vittime tragicamente uccise in quella notte di dolore. Proprio per questo il muro di via Ponchielli, che divide la ferrovia dalle abitazioni, continua ad arricchirsi di colori e opere d'artista, entrando nella terza fase del progetto Binario 10, lanciato dal Sor Optimist International Club di Viareggio Versilia nel 2019 e seguito direttamente dalla commissione murale presieduta da Adriana Iantaffi, col sostegno di Comune e Farmae, che hanno dato un contributo economico, oltre al supporto della Fondazione Festival Pucciniano. Brunella, lei è la past president del Sor Optimist Club. Come nasce l'idea di creare questi murales? Allora, l'idea è nata appunto nel 2019 sotto il mio mandato di presidenza e noi volevamo riqualificare questa zona e ridar vita a questa zona dopo, purtroppo, come ben sapete, l'incidente ferroviario avvenuto il 29 di giugno del 2009. Noi abbiamo voluto creare questo luogo per dare appunto alla città di Viareggio una bellezza in più con questi bellissimi murales appunto. L'idea fu sua, quindi? Praticamente partirsi dalla mia presidenza. Questi murales sono stati appunto fatti da 10 artisti nel mio primo mandato, nel mio primo anno, selezionati da un direttore artistico che è il professor Bruno Ialuna, docente in lettere di Montecatini, dove selezionò appunto questi primi 10 artisti. Io ricordo magari Oblò, Exit Enter, Miles, Marco Fine e Carlo Garli, che sono due nostri viareggini, e poi abbiamo avuto anche Aleandro Roncarà, col mio mandato nel 2019. Poi nel 2021 abbiamo avuto a giugno un altro artista che è Mauro Pallotta, in arte Maupal, e lui è conosciutissimo a livello mondiale perché nel 2019 fece un murale sul Papa intitolato Il Super Pop, sicuramente lo ricorderete. E poi insomma è stato un'ascesa per lui questo suo murales e nell'ambito al mondiale è stato inserito appunto nella rivista Artnet newyorkese come fra i 30 street artist più influenti al mondo. Quindi noi vorremmo continuare questo progetto e continuare appunto questa galleria d'arte a cielo aperto, e penso che ci siamo insomma riusciti grazie anche appunto a tutti gli artisti che si sono resi nel mio anno, i primi 10 disponibili. Devo ricordare anche che questo nostro progetto è stato inserito sempre nel 2019 nel Festival del Viaggio come itinerario di arte e cultura. Una domanda, la tragedia alla stazione di Viareggio finì su tutti i giornali, su tutte le televisioni del mondo, ebbe una risonanza planetaria. Ecco, questi artisti che hanno partecipato per primi, lo fecero gratuitamente o no? Vennero tutti gratuitamente. Infatti noi si fece l'inaugurazione e questi artisti si sentirono veramente accolti dalla città e furono insomma supportati da tutti noi, e loro, per ricambiare questo nostro atteggiamento nei loro confronti, decisero poi di non essere pagati, quindi vennero proprio gratuitamente questi i primi 10 artisti. Soddisfatta del lavoro che fecero? Sì, sono stati poi coccolati anche dagli abitanti di via Ponchielli, perché sono stati coccolati con cibo, insomma è stato. Questa zona, devo dire, è rinata con questo entusiasmo e questa voglia di rinascita. Isabella Luporini è la nuova presidente del Sor Optimist. Lei è appena arrivata, ha
contribuito subito al completamento dell'opera che è in corso. Sì, infatti quest'opera è iniziata, come ha detto Brunella, già nel 2019 col decennale della strage di Viareggio, e ogni anno abbiamo cercato di continuare, di proseguire. Ovviamente abbiamo dovuto rispettare i tempi che ci sono stati dati dalle evenienze del Covid e della nostra situazione attuale. Gli ultimi due artisti che abbiamo potuto avere qua a Viareggio nella prosecuzione del muro sono una concittadina d'adozione, Elisa Tamburrini, e Cibo, che invece proviene da Verona. Tutti e due questi artisti ci sono stati segnalati dal direttore artistico, il professor Bruno Ialuna, che ha già menzionato Brunella, e sono personaggi che hanno già un riscontro internazionale sicuramente. Sono stati molto felici di venire a proseguire queste due opere che abbiamo lasciato alla loro creatività, spiegando bene però quali erano, qual è stata, diciamo, la storia di questo muro e quali sono anche gli intenti che il nostro club vuole perseguire, che sono intenti di rinascita, di uno sguardo al futuro, di ottimismo. I colori così brillanti, per esempio, di Cibo sicuramente ci proiettano in questa emozione, in questa situazione. Elisa ha avuto invece un impegno più intellettuale, direi. Il tiro alla fune simboleggia un pochettino la vita, quindi con anche le fatiche che dobbiamo sopportare ogni giorno, ma che comunque con forza tiriamo avanti. Ecco, sotto il suo mandato si arricchirà ulteriormente di murales il muro? Noi speriamo proprio di sì, e dirò anche che c'è un'attesa da parte appunto dei cittadini qua di Via Ponchielli, che sono veramente felici di avere questa opportunità e di avere questo muro così decorato, come ha detto prima, una galleria a cielo aperto, in un momento in cui la street art sta veramente avendo un'esplosione, si sta diffondendo da tutte le parti. Ricordiamo quest'estate a Bargecchia, no? Gli eventi che ci sono stati anche lì, a cui ha partecipato anche Elisa e che ha vinto, tra parentesi. Quindi siamo felici di averla qua con cittadina, speriamo di averla ancora come artista per qualche altra opera da arricchire il nostro muro, e comunque sia noi ce la metteremo tutta e speriamo nel supporto anche non solo del comune, come ha fatto finora le ferrovie che ci hanno consentito di poter decorare il loro muro, ma anche magari di qualcun altro di buona volontà. Con gli ultimi interventi che recentemente hanno visto all'opera due artisti, prosegue il lavoro creativo che sta rendendo Via Ponchielli un vero punto di riferimento per appassionati del genere, fotografi amatoriali e per tanti curiosi. La dottoressa Adriana Iantaffi, notaio, è il presidente della commissione, quindi a lei il compito di valutare anche le opere che gli artisti propongono. Ma io la mia valutazione non credo di doverla fare io come presidente della commissione, vista anche un po' la mia professione, ho curato più che altro la parte burocratica, perché è tutto molto bello, gli artisti bravissimi, ma per arrivare a questo vi assicuro che non è stata una cosa semplice. L'idea risale al 2015, quando noi come Soroptim si regalammo 32 alberi che abbiamo piantato in questa piazza. Non sempre sono, poi hanno fiorito come speravamo, ma insomma già da lì partì il nostro impegno per questa piazza, e quando eravamo qui con le amiche si guardò questo muro grigio e brutto e si pensò di colorarlo ricordando le vittime con una forma appunto di rinascita e di gioia. E da lì è partito il percorso di richieste, di autorizzazione, di vedere come si poteva fare. Nessuno avrebbe scommesso un euro, tutti ci dicevano che non l'avremmo mai fatto perché era impossibile, perché c'era il comune, perché c'erano ferrovie, perché questa cosa tanti avevano provato a farla, ma in realtà non c'erano riusciti. Però siamo donne piuttosto determinate, e da lì è partito questo lungo percorso di capire come si poteva fare, e quindi ho tenuto i contatti con il comune, che devo dire ci ha in qualche modo veramente supportato. Sia l'assessore Mai che l'assessore Pierucci sono stati di grande
aiuto, ci hanno aiutato e supportato e ci hanno indirizzato anche su come, no, giungere a ottenere queste autorizzazioni, perché il muro è di ferrovie, quindi abbiamo avuto bisogno dell'autorizzazione di ferrovie che ogni anno finora ci ha ridato e che quindi ringraziamo comunque per questa autorizzazione che ci ha concesso di poter realizzare questa cosa. È stato difficile arrivare alle ferrovie e mettere in moto questa macchina che ha portato a questo risultato? Ma naturalmente è sempre difficile poi sapere a chi rivolgersi, no? Perché bisogna chiedere l'autorizzazione, ma insomma con l'aiuto del comune siamo riusciti ad arrivare e in qualche modo hanno capito lo spirito del progetto, che è uno spirito di ricordo certamente delle vittime, e però in un senso di rinascita, di rinascita. Ecco, i primi artisti hanno fatto questo lavoro gratuitamente, poi suppongo che essendo e trattandosi di professionisti chiaramente bisogna pensare anche al loro guadagno. Ecco, chi è chi sostiene questo? Infatti questo poi è stato un po' la mia, di cercare un po' un sostegno economico, perché la nostra è un'associazione non di lucro, non abbiamo grandi fondi e poi ci sembrava giusto che in qualche modo venisse coinvolto la città, quindi il comune, che quest'anno ci ha supportato. Prima, gli altri anni, l'anno precedente ci aveva dato il patrocinio gratuito, quindi il sostegno diciamo morale ma non economico, quest'anno ci ha supportato invece anche economicamente e attraverso la fondazione del Festival Pucciniano, e siamo riusciti anche a coinvolgere una ditta importante come Farmè, che è legata molto al territorio a Viareggio, che anche lei ha supportato economicamente questa iniziativa, e ci auguriamo che altre realtà economiche di Viareggio, su l'esempio di Farmè, possano in qualche modo aiutarci a portare avanti questo progetto, che penso sia una bellissima cosa per la città e comunque di supporto per tutta la città alle vittime, che il ricordo è importante. Soddisfatta del lavoro fin qui compiuto? Devo dire soddisfattissima, devo dire è stata grande soddisfazione per tutte noi vedere ora insomma il percorso del muro comincia a essere importante e quindi vogliamo andare, siamo determinate. E normalmente non ci ferma nessuno. Avete buoni rapporti con gli abitanti di Via Ponchielli per questa cosa? Ma gli abitanti di Via Ponchielli sono stati veramente eccezionali, hanno veramente adottato questi artisti, gli hanno portato da mangiare, sono stati a chiacchierare, la ragazza Tamburini ha lavorato fino a l'una di notte e gli abitanti li hanno fatto compagnia fino a l'una per non lasciare sola questa ragazza, e sono tutti, hanno dimostrato soddisfazione, no, di questo lavoro che è stato fatto.